la storia viene da Marinetti, no? Questo poema preciso, no? E con poche parole, no? Che messe in una superficie, no? La riscoperta dello spazio, la parola nello spazio, no? Lo spazio fatto da Concio, no? Il carattere deve essere, il carattere, sto parlando di carattere tipografico, no? Deve essere grandezza, carattere, tono del carattere, colore del carattere, se sì, il colore, eccetera, eccetera. Deve essere in rapporto al contenuto. Se per esempio faccio, come diciamo, io faccio una poesia in cui dico, aspetti, una poesia che è una specie di X, che vuol dire per, no? Divide et impera. Divide una linea, et al centro, impera è l'altra linea, no? Quindi è un per, è l'imperialismo, no? È chiaro che devo adoperare un carattere greco, romano, sa quei caratteri, tipo quelli di romano, romani, cioè l'idea proprio del... perché è quello, no? Se cioè, devo invece fare un carattere, trovare una cosa, magari non so, un po' più romantica, eccetera, uso un carattere magari un po' linee, curve, sai, cose del genere, no? Sempre il carattere, poi disposizione dello spazio, naturalmente, sì, è importante questo, non so. E bisogna prendere degli esempi, tanto assistiamo, prendiamo. Un'antologia che ho fatto. Io ho fatto, questa è la seconda antologia, la prima antologia è stata Modulo, no? Questa è la seconda che l'ho fatta 3 anni fa. Ecco, per esempio, questa è una poesia di Gobringer, Silenzio, perché lui fa la poesia anche in spagnolo, perché lui è nato in Sudan, anche se è svizzero, no? Ecco, qui c'è la parola silenzio, 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 al centro c'è il silenzio. È fatta con una sola parola questa poesia. Anch'io ne ho una. C'è la parola spazio, tutta regolare, un quadrato di spazio, spazio, spazio. Poi ho fatto, ho guardato il picciolito e l'ho applicato sopra. Poi sempre, sai com'è? Tic, 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 cioè, qui alla fine c'è un quadratino, non si vede. È lo spazio che si fa spazio. E con una sola parola io faccio una poesia. Ecco, questa è l'idea della poesia concreta, capito? Questa per esempio è una parola bellissima, no? Nox, vox, vox, nox, vox. Questo è il carattere spesso, questo è il carattere più chiaro. Notte, voce. C'è una voce nella notte. No? Con due parole si crea una situazione lirica, no? Questa è bellissima anche. La parola sci. Dunque, questo è il serpente. He e sci è lei. È un layout, tra l'altro. È bellissimo, no? Questo è uno spagnolo, è un brasiliano che l'ha fatto, si chiama Pedro Xisto. Ecco. Ecco, per esempio questo qua, sono anche io Takashi, uccello, no? Vede, tutto è molto regolare. Queste sono le piume. Ma nel segno se sono le piume. Vede? Adesso tanto a fare per... Ecco, questo è spazio, no? Vedi? Spazio, 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 spazio. Sì. La vedi, non so se... Faccio uno zoom, lo faccio io. Questo invece è Ferdinand Krivet, che crea delle... dei centri, no? Dei circoli. Crea tutto un testo. Oppure, non so, sì, questo qua per esempio, vediamo un po' se c'è qualcosa. Non so se presente Tinguely, Tinguely è un pittore che ha fatto tutto una cosa che faceva. Ecco, questo qua ha fatto un testo. Questo è, come si chiama? Giri Collage, molto bravo Giri Collage. Cecoslovacco è morto già. Poi, non so, tanto per dire, vediamo altri esempi. Ecco, questo per me è bellissimo. È la parola film, che diventa un film. Film, 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 film. Però nel frattempo è come se fosse la musica scorda, no? Poi non so. Ecco, per esempio, questo qua, sai chi ha fatto? Václav Havel, presidente della Cecoslovacchia, fino a qualche tempo fa. Ecco, questa parola, guardi. In cecoslovacco ya vuol dire io, ya, io, no?
Allora questo è dissociazione. Io lo faccio anche delle volte in scena. L'ho fatto parecchie volte, sì. E così via, no? Le do degli esempi così, non so, vediamo altri. Ecco, questo è il mio amico Sergio Cena. Il principio. Il principio della fine è sotto alla fine del principio. Allora qui il principio del fine, a poco vengono portate le lettere, poi si ricostruisce. Eccetera, eccetera, insomma, ecco. Fluvial, questo è un altro brasiliano, no? Si chiama Augusto de Campos. Bella questa brasiliana. Ila, brila, tranquilla. L'isola, brilla, tranquilla. Cioè, quando queste isole che sono di sogno, sono delle Hawaii, e anche questa, bellissima, c'è un segno, no? E il segno cinese di donna è questo. Il segno cinese di donna è così. Che è poi in sostanza questo. No, è vero, è la verità. E allora ci ha messo un segno, è bellissimo, no, l'idea. E così via, no? Tanto per dare l'idea. Questa è così concreta, mi pare sia stato chiaro, con degli esempi concreti. 1661-62, no? Allora lì mi ero cominciato a interessare, sono andato a Parigi, sai quando ho letto che sono andato a Parigi, ho conosciuto il Zico, ho conosciuto soprattutto Chopin e quell'altro Garnier che viveva nel nord della Francia, in Picardia, no? E lì ho conosciuto i due che si interessavano di poesia sonora, no? E poesia visuale, Garnier anche, ma soprattutto Chopin, poesia sonora, eccetera, eccetera. Allora ho cominciato a fare delle cose, prime prove, eccetera, no? E poi a poco ho preso contatto anche con altri poeti sonori, che tra parentesi molti poeti concreti, come fra stesso i tedeschi, no? Molti tedeschi, per esempio Franz Mohn e altri, non Gomringer, no? Ma Franz Mohn sì, senz'altro, e Krivet, Gerhard Röhm, eccetera, altri, sono anche poeti concreti, sonori, che si interessa molto del fatto visuale, cioè della poesia in senso proprio visivo, cioè visuale, no? Cioè nel senso in cui c'è l'elemento iconografico importante, eccetera, eccetera. Sente però a un certo punto la mancanza, no? Di qualche cosa, cioè il suono, no? Perché è tutto portato sul fatto visuale e manca quindi la parte sonora. Quindi sente la necessità di buttarsi anche dall'altro versante. Cioè praticamente la poesia, diciamo così, viaggia un po' su un crinale, no? Se fosse un crinale di montagna, no? Da una parte c'è il visuale e dall'altra parte c'è il sonoro, no? Di qua si va verso la pittura e di qua si va verso la musica, no? Stando in mezzo abbiamo la parola, no? La parola, Dante Alighieri stava in mezzo, no? Se uno si butta sul visuale va un po' a finire, c'è il pericolo che vada a finire la pittura. Se si butta sul sonoro puro, c'è il pericolo che vada a finire, però deve stare attento, no? Alla musica, no? Difatti molto spesso si va a finire in quei cavi lì, a parentesi. Invece i poeti, diciamo, chiamiamoli tradizionali, tipo, per i bravi naturalmente, tipo Dante Alighieri, Shakespeare, non so, Petrarca, eccetera, no? Viaggiano forse sulla fiducia nella parola, no? E viaggiano su questo crinale in cui c'è, sì, il suono c'è. E c'è anche una certa visualità, perché il sonetto è una forma, la canzone è una forma, e lo strambotto è una forma, e l'ottava è una forma, e la terzina è una piccola forma in sé, eccetera, eccetera, no? Sono forme anche quelle, effettivamente, vero? Il primo che è stato un grande amante della poesia pura, in questo senso, no? Ma che però ha rotto, è stato Mallarmé, il famoso Punto di Dè, no?
in cui la prefazione con Tedeschi di una lucidità incredibile, gli dice: io ho spezzato non il verso al quale già guardo un culto e attribuisco l'impero delle passioni, eccetera, no? Ma ho spezzato l'andamento, la strofa, diciamo così, ho spezzato la strofa e ho fatto intervenire il silenzio. È molto importante questo, è estremamente molto importante. C'è questo silenzio che interviene in mezzo tra un verso e l'altro, no? I versi ci sono, però tra un verso e l'altro interviene tutti questi vuoti, che sono i vuoti della pagina e il silenzio, no? Cioè il vuoto della pagina diventa un valore, mentre prima era considerato solo un supporto e basta, non gli fregava niente, no? Si vedeva il sonetto messo lì, il sonetto era lì, invece adesso interviene proprio il vuoto, interviene in modo attivo, no? In Mallarmé, il coup de dé, naturalmente solo il coup de dé, la parola, il sonetto, il verso diventa un attore, è come in teatro, è un teatro fisso, però si muove, se lei muove la pagina, si muove, è un film, no? È come se vedesse un film a vari fotogrammi, no? Ogni pagina è un fotogramma. Questa è l'importanza di Mallarmé, è una forma teatrale. Io infatti il coup de dé lo chiamo appunto il teatro della parola. Io chiamo la mia poesia teatro, ma lui lo è in modo fondamentale, è un teatro della parola, anzi del verso, più che della parola, è il teatro del verso. I versi ci sono tutti. E per far questo bisognava essere Mallarmé. C'era uno che amava molto il verso. Poesia sonora. Dunque, la poesia in generale ha sempre ha dei parametri, no? Che sono, non so, certi tipi di suono, di omatopee o anche di puro ritmo, no? I famosi ritmi, no? La metrica, no? Tutto quello che è stato studiato nei secoli, nei secoli, nei secoli, tutte le forme metriche, eccetera, eccetera. La rima, la letterazione e così via, eccetera, eccetera. Ma nella poesia sonora ci aggiungono altri parametri, oltre a questi. I parametri sono, praticamente, sono quelli che già possiede l'attore, ma in questo caso è il poeta che prevede queste parametri, non è l'attore che si reinventa lui per leggere la poesia, è il poeta che dice la poesia deve essere letta così, e la legge lui così, oppure la fa leggere così, eccetera. E sono la velocità della dizione, no? Gli alti e bassi della dizione, le intonazioni del discorso, no? Sono soprattutto poi e le sovrapposizioni di più voci. Questa è una novità, prima non c'era la sovrapposizione di più voci, no? E poi sono anche altre, ci sono anche un aumento del colore, dell'allitterazione, allitterativo, eccetera, eccetera, no? Sono tanti questi, cioè, però sono non poi mica coettati, sono quelli che sono che ho appena detto, tutto sommato, ma che sono importanti perché vengono sottratti al fine dicitore o all'attore, diciamo così, vengono previsti proprio dall'autore stesso, no? E poi c'è un'altra cosa importante. E quindi, di conseguenza, ovviamente, anche la poesia sonora è una poesia che si deve ascoltare e non leggere. È un po' come la musica, insomma, lettere, sì, d'accordo, ci sono dei musicisti che leggono con lo spartito, per loro va benissimo così, però bisogna essere dei musicisti anche molto in gamba, perché io voglio vedere quanti in Italia sono capaci di far così, e sta parlando tra i migliori, Sì, Beethoven e Mozart leggevano così, è vero, però oggi ho dei dubbi. Sì. Deve essere ascoltata, quindi è una poesia che c'è il circuito, soprattutto obiettivo, che funziona, quello è tutto basato su quello, quindi è molto diversa dalla poesia normale, è chiaro, no? Perché la poesia normale può essere recitata in qualche modo, no? Ma chi la recita è un attore,
non è previsto un sacro principale, non dico per la lettera, ma poi la poesia normale è anche letta, quindi se è una lettura mentale e non è una lettura, diretta, la differenza è quella. E naturalmente la lettura mentale non ci può essere nella sua proposizione, tanto perché ne una è un, eccetera eccetera. Le dirò francamente che io molto spesso sento gli attori recitare la poesia e mi fanno rabbrividire abbastanza. Fanno molto rabbrividire, tranne qualcuno, Carmelo Bene era bravo, aveva capito la foresta, aveva mangiato la foresta. Ma molti altri sono un po'. E un poeta che poi un poeta normale, sto parlando di un poeta. Non sonoro, diciamo così, quando legge le sue poesie è un po' dura, cioè, tranne qualche caso ovviamente, no? Cioè, ma Ungaretti era bravo a leggere le sue poesie, questa tensione, no? Mi illumino di lenso. Non so, a un certo punto diceva, cavolo, è bravo. No, questa importanza proprio alla parola, addirittura alla sillaba, ecco, intera la parola. Poi ecco, nella poesia sonora intervengono altre cose che anche quelle facevano parte del teatro. Per esempio poesie astratte, poesie basate sul discorso astratto, il discorso che non ha senso, sono in senso, no? Cioè i famosi linguaggi immaginari. Non so, le faccio un esempio, discorso tra mio, discussione tra due extraterrestri. Ecco, la poesia sonora ha questo di caratteristico, molta poesia, non in tutta, no? Ma molta poesia sonora ha questo di caratteristico, che tendenzialmente è eversiva, no? Cerca di uscire da degli schemi, cerca di rompere, di spaccare tutto, cerca di andare verso l'astrazione, verso. Ora, c'è anche un'altra cosa importante nella poesia sonora, è il valore che possono acquistare certi modi di, per esempio, come si chiama già, le glossolalie, no? Che sono un po' di tipo, ci sono molte glossolalie di derivazione, di tipo mistico. Per esempio, ci sono molti gruppi di religiosi, di protestanti, no? Sa che lì è pieno di c'è un gruppo, c'è una parte, un lato, da sette, varie sette, eccetera, che preda crisi mistiche, tirano fuori dei linguaggi astratti che non hanno nessun senso, che capiscono così, diventano cose, che è una cosa che è proprio insita nell'uomo. E se vuoi saperlo, la cosa incredibile, San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, scrive, va bene che nelle nostre assemblee molti parlino un linguaggio strano, che vorrà dire quella sola lì, però badate bene il discorso è la parola importante, cioè fa la distinzione, però dice non è male, va benissimo che facciano un linguaggio strano, e allora la grossa lia. Cioè queste cose che dicono amo, cose del genere, no? O dei rimi particolari, no? Eccetera, eccetera. E anche quello è molto interessante, no? È un linguaggio diverso, un linguaggio inventato.